sono qui a presentarvi i protagonisti del concerto di Capodanno di quest'anno, che sarà diretto dal maestro Chung. E sono felicissimo di essere qua con questi cantanti che ho visto praticamente tutti nascere vocalmente. E comincio da Valeria Girardello, che è qui accanto a me, che canterà Maddalena nel quartetto di Rigoletto, opera che Verdi scrisse per la Fenice. Valeria, buongiorno a tutti. Emozionatissima di debuttare alla Fenice in questo concerto. Francesca Dotto, che canterà Violetta, Musetta e anche Gilda, e poi canterà nel finale anche un pezzettino di Turandot. Piccolino. Francesca canta tutto praticamente in questo concerto. Sono un soprano molto versatile, diciamo. Sì, benissimo, è meravigliosa, oltre che versatile, e la sentiremo insieme il primo di gennaio anche lei. Francesco De Muro, il tenore, che oltre naturalmente al Brindisi di Traviata canterà Nessun Dorma, canterà il quartetto di Rigoletto insieme a tutti, Bella figlia dell'amore, anche lui debutta questo concerto. Francesco. Beh, è una meraviglia in questo teatro, il primo dell'anno, questo concerto di Capodanno sarà un'esperienza unica. Uno scoppiettante concerto di Capodanno. Luca canterà Cortigiani, Virrazza dannata da Rigoletto, poi farà insieme a Francesco il duetto di Bohème, del quarto atto di Bohème, e poi di nuovo il quartetto di Rigoletto. Luca, benvenuto anche a te al concerto di Capodanno. Bellissimo essere qui in questo teatro, in questa città magica, dove poi tornerò, no, ad aprile con il Rigoletto, quindi diamo una piccola anticipazione di quello che sarà ad aprile poi tutta certo. L'opera. Certo. Viva Verdi, viva Puccini, viva tutti i nostri grandi compositori, viva questi giovani artisti, viva la Fenice, vi aspettiamo tutti mercoledì 1 gennaio su Rai 1.